Siamo qui con Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure, Andrea Guzzi, assessore ai lavori pubblici, nella piazza di Porta Testa. Possiamo definirla fino a questo momento il fiore all'occhiello della vostra amministrazione. Oggi ha raggiunto il risultato auspicato di una piazza vissuta, di una piazza frequentata, ma i lavori non si fermano. Vogliamo tracciare un bilancio dei cantieri aperti in questo momento? Ma noi abbiamo in questo momento, se non vado errato, 14 cantieri aperti. Non è altro che il frutto di una programmazione iniziata immediatamente dopo la vittoria delle elezioni del 2014, cosa su cui poi molti fanno finta di dimenticarsi. Noi abbiamo inizialmente operato sulla struttura comunale, sulla struttura della società partecipata. Ci sono molti che si riempiono la bocca con l'espressione spoil system. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo cambiato alcune figure, alcuni sono andati in pensione, abbiamo investito abbiamo programmato, abbiamo ereditato in questo senso poche opere da cantierare. Stiamo parlando della passerella sul porto, non mi ricordo in questo momento di altre. Tutte le altre che si vedono sono state realizzate da noi, dall'Ufficio Lavori Pubblici, a cui va il mio e quella dei finalesi, la mia gratitudine per quanto lavorano, all'assessore ovviamente, a tutti i progettisti che sono stati inseriti. I cantieri capisco che diano dei disagi alle persone, perché è inevitabile che il cantiere possa creare dei problemi, ma è anche vero che il cantiere viene realizzato per risolvere dei problemi. Quindi poi una volta che il cantiere è finito i problemi sono risolti. Il cantiere in via Brunenghi per esempio permetterà di trasformare un sottopassaggio che adesso puzzava di urina ed era sporco sempre ed era umido in un luogo dove invece saranno esposti i lavori dei ragazzi dell'Ipsa, i ragazzi che frequentano una scuola superiore di Finale Ligure. Quello carrabile invece viene abbassato per permettere a TPL di passare con i propri mezzi, e questo è un aiuto concreto che il comune dà a TPL, un'azienda in crisi, perché TPL non è che contribuisce a quest'opera, così come noi abbiamo dato uno spiazzo di pullman per parcheggiare, perché abbiamo voluto mantenere il capolinea che c'è fino al borgo e quindi la possibilità di avere un pullman che scenda a Finale ogni mezz'ora. Gli altri cantieri, di cui poi parlerà meglio di me il dottor Guzzi, sono cantieri che sono in essere, che evidentemente che poi essendo in essere possono creare dei problemi a chi ha l'attività commerciale, chi ci abita, ma un domani la realtà sarà completamente diversa. Vediamo semplicemente cosa è diventata via Porro, che rispetto a quello che era prima sembra una piazza, e non credo che ci siano persone intellettualmente oneste che possano dire che era meglio la via Porro di 3 anni fa. Così sarà via Drione, così sarà via Molinetti, così sarà piazza Abbazia, e poi pian pianino interverremo anche sugli altri rioni della città. Ovviamente in futuro, e se avremo, come mi auguro, il consenso per un secondo mandato. Assessore Guzzi, abbiamo parlato delle bellezze di Finalpia, un rione che sta crescendo. Decisamente sì, come diceva poco fa il sindaco, abbiamo creduto fortemente nel rione, dicendolo chiaramente in campagna elettorale. Stiamo concretizzando le promesse fatte 4 anni fa, partendo da via Porro, stiamo continuando su via Drione, su via Molinetti, e contiamo di arrivare su piazza Abbazia prima della fine del mandato, senza dimenticare la riqualificazione che sta avvenendo in questi giorni anche sul lungomare di Finalpia, quindi un pezzo di passeggiata che rientra nel rione di Finalpia, ma che comunque è da considerare la passeggiata di Finale Ligure, che avrà indubbiamente un gran risalto per turisti, ma non solo, anche per i nostri concittadini. A proposito di passeggiata, ieri sera abbiamo parlato anche di un restyling di un tratto della passeggiata di Varigotti. Varigotti è un cantiere, l'ennesimo cantiere che riusciremo ad aprire in questo anno 2018, che sarà l'anno dei cantieri marchiati Frascarelli. Un cantiere in cui crediamo, perché è il cantiere che crea il collegamento tra il porto, tra Final Marina, Final Pia, comunque la zona che dai varigottesi viene riconosciuta come Finale, e appunto Varigotti. È un tratto di passeggiata che sarà riqualificato prendendo spunto dei materiali già esistenti su un tratto di passeggiata fatto qualche anno fa, quindi parliamo di San Pietrini, ma finalmente introducendo anche un arredo urbano che sia all'altezza di Varigotti, un'illuminazione pubblica che in quella zona manca da sempre, e quindi creare quello che non c'è mai stato fino adesso, il vero collegamento al rione Varigotti. Un cantiere che dovrebbe iniziare il mese prossimo, più o meno, direi intorno al mese di maggio. In cronoprogramma abbiamo 120 giorni di lavoro, valuteremo se continuare a terminare il cantiere anche durante il periodo estivo o iniziarlo, interromperlo per non creare anche lì in quel caso disagi
e riprenderlo poi a fine stagione. Sono valutazioni che faremo, abbiamo già iniziato a fare con la cittadinanza appunto nell'incontro avuto ieri sera, che faremo parlando con la ditta che pochi giorni fa ha vinto l'appalto e che matureremo direi nelle prossime settimane. E il sindaco ha citato la società partecipata. All'insediamento del nuovo DG Ascoli siete andati insieme per fare un esame dei ripascimenti in programma. Vogliamo parlare dei benefici che questi ripascimenti porteranno? Ma allora, ripascimento per definizione è proprio un'azione positiva, vantaggiosa per quello che è, per quelli che sono i nostri arenili. Dovrebbero essere fatti continuamente. La nostra costa, fortunatamente, la costa finalese è una costa che, a differenza degli altri paesi a noi vicini, patisce meno, nel senso che ha una dimensione e ha una profondità molto più ampia rispetto ai comuni vicini, perlomeno alla maggior parte di questi. Nonostante tutto ciò, questa amministrazione è già al terzo ripascimento in quasi 4 anni, quindi una media di 1 all'anno praticamente. Anche quest'anno abbiamo investito risorse nostre, oltre che risorse derivanti dal bilancio regionale. Stiamo facendo un ripascimento nella zona della Finanza per la costa di Marina. Tra poco partiremo appunto insieme alla Finalambiente, con la collaborazione quindi del direttore, appena arrivato l'ingegner Ascoli, attraverso un ripascimento molto più importante, che parliamo di circa 10.000 metri cubi di materiale, che verranno presi dal porto, quindi doppia finalità, dragaggio del porto, con tantissimo materiale che esporteremo, e l'utilizzo di questo materiale, che è oro per le nostre coste, sia a Varigotti che a Marina. I ripascimenti, ho letto qualche giorno fa qualcuno che si lamentava di questi, non capisco il motivo, sono sempre positivi. Lo stiamo facendo con del materiale fluviale, è vero, dello shoes, quindi non propriamente sabbia, tipica sabbia che siamo abituati a vedere sulle nostre spiagge, ma è materiale che, lavorato dal mare, comunque fa volume per le nostre spiagge. Ed è veramente un qualcosa che, insieme tra l'altro concertato con l'associazione Bagni Marini, con la quale lavoriamo in modo fantastico dall'inizio del mandato, e che fortunatamente di questo è sempre molto soddisfatta e molto contenta. Vorrei ridare ancora una volta la parola al sindaco Fraschirelli, che a breve avrà un incontro importante per porre fine, si spera, a una questione dolorosa che si trascina ormai da 40 anni, quella delle aree ex FS. Sì, le aree ex FS sono formalmente ancora di proprietà delle Ferrovie dello Stato, formalmente, nel senso che poi in realtà appartengono, secondo me, al Comune di Fiale Ligure, perché è 40 anni che il Comune di Fiale Ligure le usa come se fossero di sua proprietà, le ha asfaltate, le ha illuminate, le utilizza per i parcheggi a pagamento, cioè si comporta proprio come si comporterebbe un proprietario. Noi abbiamo un incontro con FS il prossimo, cioè andrò a Roma e cerchiamo di trovare, l'obiettivo è quello di cercare di trovare un'intesa con la società, evitare un contenzioso, questo perché il contenzioso poi non è che io sia preoccupato dell'esito del contenzioso, ma il contenzioso avrebbe sicuramente dei tempi molto lunghi, mentre un'intesa permetterebbe di risolvere la questione molto più velocemente. È evidente che una volta in cui questo problema fosse risolto, per Varigotti si aprirebbe la possibilità di una svolta copernicana, diciamo così. Cioè abbiamo tutta un'area che di fatto è, diciamo così, non dico comunque, che tutti conosciamo, alle spalle della città, alle spalle della via Aurelia e del Borgo Vecchio, che potrebbe essere riqualificata, sulla quale potrebbe essere fatto un discorso progettuale completamente diverso, ripensata rispetto a quella che è l'attuale sua destinazione, l'attuale sua funzione, diciamo così, nell'ambito della città. Potrebbe poi anche servire questa riqualificazione in qualche modo a rilanciare anche il tessuto sociale di Varigotti. Questa è anche la ragione per cui ci stiamo impegnando con l'asilo e nelle altre iniziative che in qualche modo mi auguro possano contribuire a ricostituire un tessuto sociale che a Varigotti indubbiamente in questi ultimi anni è venuto, per il numero delle persone che vivono, a mancare.